in fiore. E volevo approfittare, con noi ha parlato del Maggio alla Trense, vi parlo anche di questa tradizione che c'è in tutte le città ovviamente, ma particolarmente nella nostra, ad Alatri, questo culto della Madonna, diciamo addirittura Don Argeo Trecca, molti lo ricorderanno, è stato per tantissimi anni parroco della contrada della chiesa di Monte San Marino. Don Argeo Trecca dedicò addirittura un libro, questo libro Alatri, città di Maria, lo scrisse proprio dedicandolo chiaramente a quello che è il culto di Maria nella nostra città, città di Alatri, con una vera e propria cronistoria. In questo libro, che invito tutti magari a ritrovare, perché credo che abbia avuto un'ampia diffusione, è stato pubblicato molti anni fa, precisamente nel 2000, finito di stampare l'8 dicembre del 2000, quindi 14 anni fa. Don Argeo Trecca ha curato questo libro, Alatri città di Maria, lo ha diffuso. Ritrovatelo in libreria oppure cercatelo nella nostra biblioteca comunale, perché è veramente molto molto interessante. Parla del culto della Madonna nella nostra città e in tutte le chiese poi che sono dedicate alla Madonna stessa, quindi molto interessante. Così come interessante è l'ultimo libro che riguarda la chiesa di Portadini e riguarda, per meglio dire, la venerabile confraternita della Beata Vergine sotto il titolo della Resurrezione nella chiesa suburbana di Portadini. La scoperta di alcune pubblicazioni, alcuni registri, ha permesso a Gino Maiello, l'artista Gino Maiello, di compilare questo libricino, perché ho scritto questo libricino dedicato appunto a quella che è la confraternita nata per il venerare la Beata Vergine della Resurrezione, che si trova nella chiesa di Portadini. Portadini, dove scrisse tanti anni fa il nostro concittadino e giornalista Alberto Minnucci, ecco, Maggio ad Alatri è il culto della Madonna, è il Sacro Rosario presso la chiesa di Portadini. Ancora oggi questa usanza per tutto il mese di maggio di recitare il Santo Rosario presso la chiesa Portadini è abbastanza in uso, magari lo fanno le persone più anziane, sottoponendosi anche a un piccolo stress fisico, diciamo, perché scendere giù a Portadini, anche se c'è una comoda gradinata, chiaramente per chi, soprattutto per chi è più anziano, anche è un bel esercizio fisico, ma lo fanno ben volentieri moltissime fedeli, soprattutto donne, lo fanno tutti i giorni chiaramente per tutto il mese di maggio. E purtroppo quest'anno troveranno, abbiamo già detto, questo ambiente fortissimamente degradato a causa dell'opera di alcuni, spero che siano pochi, vandali, ma evidentemente sono molto attivi nelle loro opere vandaliche, perché hanno veramente imbrattato le mura della chiesa, hanno rovinato panchini, hanno divelto dei pannelli che illustravano quella che era la storia della chiesa, quindi hanno compiuto un vero e proprio atto anche blasfemo, oltre che vandalico, chiaramente. E speriamo che il finanziamento che la città di Alatri ha ottenuto dal GAL, che serve un po' a ripristinare quello che è il percorso archeologico, avrebbe dovuto in qualche modo completarlo o prolungarlo fino alla postiera che si trova lungo le mura megalitiche, però probabilmente una parte di questi soldi dovrà essere utilizzata anche per ripristinare, diciamo, quello che è già la passeggiata archeologica già realizzata moltissimi anni fa con il contributo dell'Unione Europea. Quindi questa è una buona notizia, diciamo, che speriamo di vedere al più presto messa in pratica. Approfitto, ecco, perché ho ritrovato, dovendo rispolverare i pannelli per questa mostra che avrà inizio alle ore 17 del 3 maggio, ho ritrovato questo lavoro fatto per una mostra precedente, da noi organizzata, l'organizzammo l'anno scorso, dedicata al campo delle fraschette. C'è il lavoro, ho trovato il lavoro di Giorgia Mizzoni, che l'anno scorso frequentava la classe quinta D, che riguarda l'anno mariano del 1954. Sto parlando dell'anno mariano, del mese mariano, perché venne organizzata nel novembre del 1954 ad Alatri, nel campo delle fraschette,
dall'allora cappellano del campo, padre Vittorio Ciafrei, venne realizzato ovviamente in collaborazione con altri religiosi, una settimana mariana per i profughi stranieri. Ecco, nel novembre del 1954 venne organizzata una settimana mariana per i profughi stranieri, a quel tempo ospitati presso il campo, per la direzione del campo stesso, per il comando e per le guardie di pubblica sicurezza. Si tenne una solenne processione che portò, appunto nel novembre del 1954, da Avati alle Fraschette, la statua della Madonna Immacolata presso la chiesa dei Padri Conventuali. Accompagnarono la statua, oltre al clero, una larga rappresentanza di profughi e una folla enorme di popolo. Giunta al campo, l'immagine della Madonna venne accolta dalla direzione del comando delle guardie di pubblica sicurezza, mentre le sirene annunciavano a tutti gli ospiti l'arrivo della Madonna. Sul piazzale della direzione ebbe luogo la prima solenne funzione religiosa, durante la quale espresse parole commoventi il cappellano padre Vittorio Ciafrei. Terminata la funzione, la bella immagine venne trasportata all'interno del campo e intronizzata nell'interno della cappella, accompagnata dal canto accorato degli ospiti stranieri. Durante la settimana sono state tenute istruzioni religiose, sto parlando chiaramente il lavoro fatto da Giorgia Mizzoni è al presente, mentre in realtà è la descrizione di quanto accadde in quel lontano novembre del 1954. Ebbene, vennero durante quella settimana dedicata alla Madonna, vennero tenute istruzioni religiose dal canonico Don Fernando Sarandrea, mentre due conferenze vennero tenute da Don Antonio Sarandrea e del cappuccino padre Leonardo, che illustrò i misteri mariani addirittura con alcune proiezioni, quindi a quel tempo credo che fossero anche qualcosa di particolare, delle proiezioni probabilmente realizzate nella pellicola cinematografica, non credo che ci fossero a quel tempo i mezzi moderni di oggi. Durante la settimana fece visita al campo anche Monsignor Edoardo Facchini, che volle rendersi conto di persona dello svolgimento delle sacre funzioni alle quali tutti partecipavano. A conclusione di quella settimana mariana, Monsignor Facchini celebrò la messa prelatizia, durante la quale rivolse a tutti parole di compiacimento.